Oggi c'è sicuramente un segnale di ripresa nel mercato e è indispensabile comunque fare pensare a realizzare nuovi investimenti, a guardare a nuove tecnologie, a nuovi sistemi. E per fare questo da oggi ci sono delle buone opportunità di investimento che riguardano per esempio legge Sabatini semplificata, che può fare degli investimenti, permette di fare degli investimenti a partire da 20.000 euro fino a 2 milioni con un inabbattimento degli interessi del 2,75%. Questo finanziamento viene fatto in 7 anni e quindi offre delle grandi possibilità a tutte le imprese che pensano di rinnovarsi. Altro sistema è il bando INAIL, anche se siamo un pelino stretti perché le presentazioni delle domande devono essere effettuate entro il 9 di maggio, questo bando INAIL propone il 65% fondo perduto con una massimale di rimborso di 130.000 euro. Un'ulteriore possibilità sono i fondi messi a disposizione dalle singole regioni per la ricerca e lo sviluppo e la internazionalizzazione delle aziende.